parlerò di un cartone animato, però fidatevi, ha un sacco di cose interessanti al suo interno e soprattutto è molto molto divertente. Vi consiglio assolutamente di vederlo. Il titolo è lunghissimo, quindi mettetevi comodi. È Lego DC Comics Super Hero Justice League Gotham City Breakout. Praticamente è un titolo lunghissimo, non so cosa metterò nel titolo nel video perché non c'entra. È un film della Lego a tema Justice League ed è assurdo ma è fantastico, dovete assolutamente vederlo. Non avevo mai seguito troppo i film della Lego, sinceramente non so perché, li avevo sempre un po' snobbati, però ho visto il trailer di Lego Batman e sono morta dalle risate. Da quel momento ho deciso di dare un'opportunità e mi sono vista tutti questi film che sono per il mercato a un video, ma sono fantastici. Sono tutti episodi autoconclusivi a tema Justice League, a tema Batman, e sono fantastici perché in pratica è il mondo di Batman, il mondo dei fumetti, che incontra RuPaul Drag Race. Epico! Non so se li abbiano doppiati in italiano, io però l'ho visto in lingua originale e in certi momenti, ve lo giuro, stavo lì con le lacrime. Questi cartoni hanno un taglio che è fantastico. Noi siamo abituati a vedere supereroi, quelli dei cinecomics, che come spesso ho detto io, sono secondo me un po' una retorica dell'eroe, molto spesso abbastanza spicciola. La narrativa dell'eroe non si scherza mai con questa figura, si riduce sempre tutto a salvare la bellona, a mostrare i muscoli, che secondo me è molto molto limitante per la rappresentazione, per tutte le cose che possono nascere da questi personaggi. E sono felicissima perché questa serie è totalmente l'opposto. Non so se vi ricordate la prima serie di Batman, quella con Adam West, che era tutta colorata, grottesca e quasi molto queer. Questo film, come vi ho detto, è tipo Batman incontra RuPaul Drag Race. Ci sono delle battute che sembrano veramente tipo le battute di Bianca del Rio, e poi c'è Batman che è fissato, vuole ballare il suo ballo che è il Batussi. Questo film parla di Batman, è la sua festa, e allora la Justice League gli vuole regalare una vacanza, come di Batman, levate un po' dalle scatole, vatta a fare sta vacanza e tanti saluti. Tutti tanto lo smerdano un po', perché tanto nonostante lui voglia fare il figo a tutti i costi, gli dicono chiaramente: guarda bello, noi ce la facciamo benissimo da soli, tanto tu non c'hai nemmeno i poteri, ma che vuoi. Ma a Gotham City andrà tutto malissimo, così come alla vacanza di Batman. Nel film Batman è praticamente preso in giro, quindi non è che ci vediamo questo personaggino dei Lego che vuole fare il macho alfa così, perché sarebbe stato ridicolo, ma è completamente preso in giro da tutti. C'è Joker che lo chiama Betsy, uno storpiamento del nome di Batman con scritto Bazzi, sembra tipo un nome da nonna e quindi lo prende in giro così, oppure ancora lo chiamano Batface, che è un gioco di parole in inglese, io almeno l'ho visto in lingua originale, tra Bat pipistrello e Bat sedere, quindi faccia da sedere. I personaggi sono tutti assurdi, c'è uno senso dietro l'altro e sono tutti fuori di testa. A me hanno fatto ridere tanto, perché anche i personaggi maschili sono molto svampiti. C'è Batman che è praticamente super svampito, Superman idem. Ovviamente il film è per bambini, però ci sono molte cose positive che noi da adulti possiamo apprezzare. Primo, LGBT friendly. Tutto il film si basa molto sul fatto di Robin. Robin è un bambino, insomma un ragazzetto, è sempre molto più giovane rispetto a Batman, Superman, ed è classificato proprio come un bambino all'interno del film. Devi fare compiti, devi andare a dormire, eccetera eccetera, e viene cresciuto da questi tre uomini che sarebbero The Knight, Super Superman e Batman, quindi come se avesse del papà. C'è l'argomento girl power, praticamente tutti i personaggi femminili non sono neppure una volta inferiori a quelli maschili, anzi tutt'altro. Non c'è una bellona da salvare che non si sa salvare da sola, ma tutto l'opposto. Batgirl è super tosta, e anche il personaggio della maestra, un'anziana signora giapponese che ha insegnato tutto a Batman, è una vecchietta super tosta, di cui tutti hanno paura, soprattutto Batman. Ma c'è anche l'argomento post-colonialista, inaspettatamente. In pratica all'interno del film si parla di una tribù, una piccola minoranza etnica che deve essere protetta, e vengono dipinti come dei cretini che non sanno far niente. In realtà non sono assolutamente tutto ciò, semplicemente non riescono a capirsi con il linguaggio. Quindi nonostante l'intento positivo sia quello di salvaguardare una popolazione indigena, in realtà il film fa apparire come cretini proprio questi che sono i supereroi, sono un po' dei colonizzatori. Per tutti questi motivi è molto interessante, ma anche molto divertente, proprio perché gioca un po' con il ruolo, l'eroe che allo stesso tempo è super svampito, come potrebbe essere, non lo so, una bionda all'interno del film. Ci troviamo nella soluzione di un bambino con tre papà, insomma per tutti questi aspetti è molto molto interessante. Quindi ve lo volevo segnalare e non vedo l'ora di vedere Batman in film, non vedo assolutamente l'ora, e arriverà sicuramente la mia recensione. Il mio voto per questo film è, rullo di tamburi, 9, perché secondo me è molto divertente, spezza un po' gli schemi e ha dei messaggi molto interessanti. Grazie mille ancora per aver visto questo video, fatemi sapere se anche voi vedete dei film per bambini, io adoro queste cose, quindi fatemi sapere. Grazie mille ancora per aver visto questo video, se vi è piaciuto avete messo mi piace, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!